e andiamo appunto a liberarlo da quegli anni di galera che ho anticipato precedentemente. Siamo nel 1851, inizia la trilogia popolare di Verdi, cosiddetta. 1851 sono le opere Il Trovatore, Rigoletto e nel 53 La Traviata. Dopo queste opere Verdi sarà il padrone della scena del melodramma e potrà decidere come e quando scrivere e rappresentare le proprie opere. Dalla prima che ho citato, Il Trovatore, melodramma in quattro atti, ambientato in Spagna all'inizio del XV secolo, che tramite l'espressività del bel canto raffigura fiammeggianti passioni come l'amore, innanzitutto, la gelosia, la vendetta, l'odio. La protagonista, Leonora, ama Manrico, ma lei è amata non solo da Manrico il trovatore, ma anche dal conte di Luna. Manrico e il conte di Luna, senza saperlo, sono fratelli e si odiano fino alla morte che accadrà alla fine dell'opera. Detto questo, l'espressività del bel canto appunto del trovatore la ritroviamo in Tacea la notte placida, dove Leonora confida alla sua ancella Ines l'amore per Manrico, il trovatore. A voi il soprano Mimma Tomei. Thank you.
Thank you.